Dopo quasi 80 giorni trascorsi ad Avendita di Cascia, sono rientrati i volontari dell'Associazione Autieri d'Italia, sezione Garfagnana, che comprende volontari di tutta la provincia di Lucca. L'associazione era già intervenuta nell'emergenza del terremoto del 24 agosto, con la colonna nazionale ad Accumoli, Cornillo e Sant'Angelo di Amatrice. Dall'8 novembre quasi 50 volontari hanno provveduto a garantire i pasti agli abitanti e ai tanti volontari ad Avendita. Gli autieri della Garfagnana erano presenti con la nuova cucina da campo e le strutture necessarie a servire i pasti nel miglior modo possibile. Domenica scorsa c'è stata anche una toccante cerimonia di saluto alla presenza dei sindaci di Cascia e di Castelnuovo Garfagnana con vari amministratori. In questi mesi i volontari presenti ad Avendita sono stati quasi 50 ed hanno saputo farsi apprezzare tanto da stringere forti legami con tutta la popolazione. Mercoledì 25 gennaio c'è stato il rientro. Abbiamo fatto servizio con la cugina e abbiamo fatto quasi 18.000 pasti. Abbiamo avuto conosciuto talmente tanta gente che ci hanno ringraziato in tutti i modi, veramente ci hanno dato di più di quello che noi abbiamo dato. Sono persone fantastiche. E stiamo rientrando ora, siamo partiti stamani, sveglia alle 6, è tutto il giorno che si viaggia, e è finita, ma stamani è stata dura lasciare le famiglie, lasciare le persone, ci stanno ancora chiamando per sapere se siamo arrivati, se è tutto bene. Queste persone hanno dato un esempio di ciò che è il vero volontariato, come molti altri colleghi ancora impegnati nelle zone colpite dal sisma. Ecco coloro che hanno fatto parte della colonna di rientro. Cristina Pieve Fosciana. Un attimo. Claudio Castelnuovo. Mariano Lucca. Pietro Lucca. Rossano Pieve Fosciana. Massimiliano Castelnuovo. Daniel Castelnuovo. Mario Giuncugnano. Nicola Lucca. Alessandro Castelnuovo. Franco Castelnuovo.